Buongiorno e bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Siamo qui oggi con Hard Rock, Valerio Clevi. La Roccia, ciao. Super Roccia, ciao, sì. Bentrovato. Grazie. Ciao. Allora, manca poco, qualche... poco più di 20 giorni, sì. E tu stai caricando come una bestia, perché insomma... Sì. Sabato, faccio sempre tanti chilometri. Sabato al campionato italiano ci siamo visti, che tu mi hai detto mo me devi intervistare, no? Ti sì, ricordi? Sì. Perché insomma, ma hai rotto talmente le scatole un'altra volta del Portogallo, che dici sono qualificato. Ma abbiamo portato bene, dico sì, bene, abbiamo sì, portato sì, bene, è stata una bella esperienza quella del Portogallo. Sì, sì, soprattutto è stata produttiva, alla fine mi sono qualificato, tutto bene. Tutto bene, ma adesso però c'è il sigillo che manca. Sì. Siamo tutti scaramantici, però in effetti, campione del mondo, campione, hai una bacheca piena, una soddisfazioncina olimpica bisognerebbe anche prendersela, no? Ma alla fine già è grande soddisfazione partecipare per la seconda Olimpiade, poi tutto quello che viene in più, meglio. Sai che da oggi non si può più dire come si sta, come non si sta, si informa, ah, non si sta. Bella. Quindi non diciamo nulla, ma insomma, sei capito, basta guardarlo, l'occhietto birbante. Quanti chilometri hai macinato? Quello spero si possa, ce lo passi, no? Quanto, speriamo di sì. Quanti chilometri hai faccio prodotto? Faccio sempre 20, come al solito. Al giorno? Sì, sì. Mamma mia. Vabbè. No, perché di fatti sabato hai fatto 5 chilometri, poi sei improvvisamente partito da Bracciano, sei venuto ad Aquaniene per farti altri 10 km così in tranquillità. Beh, ne ho fatti un po' di meno, comunque sempre un'ora e mezza, quasi due di nuoto, diciamo continuato, per defaticare un pochino. Per defaticare. Senti, nella tonnara ogni tanto, io seguivo quel tuo allenatore dalla barca, sentivo qualche urla disperata. Perché mi menate, è brutto. C'è il contatto. Come succede? C'erano anche new entry, diciamo. Giovani. Sì. Che vanno inquadrati. No, si sono ritrovati un pochino nel mucchio e sicuramente avranno preso qualche colpo, però non da me sicuro. No, tu sei un delicato. Io sono delicatissimo. Vedi solo alla fine, quando apri il gas. No. Senti, ma come la vedi questa storia che il nuoto di fondo sta diventando molto celebre tra i nuotatori da piscina, nel senso che Melluli sarà dello sprint, perché ormai si parla di sprint sulla 10 km quasi. Sì, sarà della compagnia. Piace molto, il prossimo anno qualcuno... Ma anche nel 2008 ci fu Hackett che tentò la qualificazione, no? Sì. Però tentò, dici bene, l'esperienza tentò, poi è un'altra cosa. Sì, infatti non gli andò bene, arrivò 13esimo, 14esimo, non ricordo bene. No, ogni tanto si vede qualche fondista che tentano 10 km, qualcuno ci riesce bene come Melluli, adesso vedremo in una gara importante come l'Olimpiade. Come l'Olimpiade di Londra. Senti, il bacino olimpico lo conosci? Non l'ho mai visto, però... Avrò tempo questi giorni, insomma, partirò il 2, insomma avrò una settimana di tempo per guardarmelo, riguardarmelo, studiare, fare le tue tattiche. Uno fa tattica, cioè, voglio dire, quando sei prima, te la immagini la gara? Ma sicuramente tutti i giorni che ti alleni, ti immagini tutte le possibili varianti di gara, no? E poi quando sei lì comincia a pensarci un po' meno, sale la tensione e poi piano piano... Però tu sei un freddo come l'acqua che preferisci, perché mi pare che tu sia uno che... Il freddo, come romanzo climatico. Il freddo Clary. Il freddo. No, ti vedo bene, c'hai lo sguardo, conoscendoti ormai da tanto tempo, hai lo sguardo birichino. Giusto. È lo sguardo giusto di quelli che... Importante. Mette la zampata. Sai che a Londra lungo il bacino è pieno di aquile e aquiloti? No, non so. Quelle porteranno un gran bene, perché è sempre Forza Lazio, mi raccomando. Certo, importante. Tutto quanto, tutta la grande famiglia della Lazio farà un grande, e non solo, ovviamente. Sì, sì, sono sempre tanto carini con me, insomma, si ricordano sempre. Faranno un gran tifo, sei la nostra bandiera, mi tengo dentro anch'io, sei la nostra bandiera acquatica. Sì, meno male. Senti. Come si dice? In culo alla balena? Come, c'è un gesto scaramantico? No, niente. Bocca al lupo. Culo alla balena, cose così.
Le solite. E ci vediamo per gli europei di Piombino. Esatto. Mi raccomando, facci godere. Sì, ci proviamo. Grazie. Alla prossima, Lea. Ciao.